19 luglio, gran finale di questa stagione, spezzata in due, ma sempre molto vivace, con tanti dei film e tanti amici a seguirci, con un altro giro, film danese del regista Thomas Vinterberg, vincitore del premio Oscar miglior film straniero, con il protagonista, uno dei suoi attori preferiti, uno dei attori danesi principali, Mads Mikkelsen. Di cosa parla? Allora, la storia è simpatica, è originale, perché è la storia di quattro insegnanti di scuola superiore, uno insegna musica, uno insegna educazione fisica, uno insegna storia, un altro insegna arte, e che sono tutti e quattro insomma un po' scontenti del loro lavoro, della loro situazione familiare, chi dalla routine e il fatto che la moglie è sempre fuori perché fa un altro lavoro in un altro luogo, chi perché da solo, chi perché i ragazzi ormai sono poco recettivi, insomma si ritrovano spesso a pranzo, magari al ristorante, per parlarne, finché uno dice: guarda, ho letto una ricerca di un'università che dice che alzando leggermente il tasso alcolico nel sangue, oltre ai limiti consentiti, il risultato è che si è più brillanti, si è più capace di coinvolgere gli uditori. Detto fatto, i quattro decidono di sottoporsi a questa sperimentazione, per cui nelle bottiglie dell'acqua minerale invece mettono vodka e iniziano con questo orario dalle 8 di mattina alle 8 di sera a centellinare vodka invece che acqua. Risultato inaspettato, le lezioni sono più brillanti, i ragazzi sono più attenti, si trovano nuovi spunti di insegnamento, per cui tutto sembra andare nel modo migliore, ma... ma lo dovete scoprire, sicuramente è un film che, partendo da un problema reale, la piaga dell'alcolismo in Nord Europa, e da Danimarca, con alcuni anche si divertenti e drammatici su questo tema, fa vedere come la vita comunque cambia. È provocatoriamente interessante perché la vita cambia per questi quattro, sicuramente ci saranno anche versanti meno ludici del primo momento di scoperta e esuberanza, ma insomma il film ha tanti aspetti molto interessanti e soprattutto una bella capacità di alternare momenti drammatici a momenti di commedia, sì, come nei migliori film di questo regista un po' altalenante ma che ha fatto grandi cose. Sì, la cosa interessante appunto per chi non è abituato, un po' perché dalla nostra generazione, un po' perché i paesi mediterranei hanno un altro approccio anche con l'alcol, vedere le scene iniziali in cui tutti bevono fino a vomitare, fino a stordirsi, e questa cosa è data per scontata. Che giovanissimi. Sì, esatto, che sia come una sorta di rito di iniziazione in cui tutti devono far vedere di essere in grado di superare, di sopportare l'alcol in quantità smodate anche. Però Vinterberg, che ha vinto l'Oscar, ha avuto tanti premi, anche i premi degli Oscar europei, il premio d'Inghilterra, Alta Città di Roma, sottolineato, ha una capacità secondo me di partire da questo aspetto per poi comunque porre delle questioni esistenziali forti, cioè come la vita non si possa piegare a una routine, a una depressione, a un rinnegamento delle speranze, anche della violenza. Con un finale secondo me memorabile, un finale veramente crescendo che chiuderà secondo me alla grande la stagione, la febbre, e quindi insomma crediamo che possa assolutamente piacere. Per cui vi aspettiamo il 19 luglio alle ore 21 qui a Notorio Cinemas per questa conclusione della stagione, e in attesa di salutarci, di augurarci buone vacanze per poi darci appuntamento a settembre. Non mancate.